consapevole dell'importanza, della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento e limite alla libertà e indipendenza della professione, di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza nel rispetto della dignità e della libertà della persona, cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale, di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di disuguaglianza e la tutela della salute, di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte, di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche ed interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato. Apriamo questo servizio di Catania Medica TV con il nostro direttore Nino Rizzo, anche perché il 2016 è stato un anno importante per la comunicazione dell'Ordine dei Medici e il 2017 lo sarà altrettanto, se non di più. Sì, il 2016 è stato un anno importantissimo perché siamo riusciti a coronare un sogno che avevamo fin dall'inizio della nostra esperienza ordinistica, cioè fin dal 2012, cioè quello di svecchiare, di trasformare il vecchio bollettino dell'Ordine Catania Medica in un qualcosa di più fruibile, di più moderno, di più aggiornabile, diciamo, con cadenza quotidiana, anzi pluriquotidiana, come siamo riusciti appunto a fare, trasformando la vecchia forma cartacea in una nuova formula, in un portale vero e proprio di informazione sanitaria. Uno dei progetti della nuova comunicazione di Catania Medica è proprio una Catania Medica TV non più limitata ai servizi come quello che stiamo realizzando in occasione di questa giornata, ma anche con una informazione costante fatta di notiziari, di interviste, di faccia a faccia periodici, fruibili naturalmente innanzitutto da tutti i nostri iscritti. Certo, sicuramente abbiamo quindi pensato di riservare nel nostro portale uno spazio per una web TV in cui appunto riusciremo a dare con grande approfondimento, con grande spazio, tutte le informazioni sugli eventi di formazione che ci saranno sul nostro territorio, sugli eventi di politica sanitaria, su argomenti di aggiornamento scientifico, insomma uno spazio importante che siamo sicuri sarà molto utile non solo per i medici ma per tutta la nostra, per tutta la collettività, diciamo, che di informazione sanitaria e di formazione sanitaria potrà godere. Grazie, allora buon lavoro. Adesso ci vediamo il servizio sulla giornata del medico e le relative interviste. Oggi il giuramento di Ippocrate, dottore Marcone, presidente della CAO di Catania, per i neo iscritti all'Ordine dei Medici e alla CAO. Che messaggio inviamo loro? Ma sicuramente un messaggio di speranza. Perché sicuramente oggi i giovani odontoiatri devono affrontare una professione che è cambiata, notevolmente cambiata, vuoi per una malinterpretazione o applicazione delle leggi europee, delle leggi nazionali e anche delle direttive dell'antitrust, stanno rischiando di far diventare la nostra professione un'attività commerciale, non più quell'attività dove il medico veniva visto come appunto un rapporto paternalistico, carismatico, fiduciario. Oggi questo è venuto meno. Noi vogliamo che da oggi i giovani possano riscoprire i valori più intimi della nostra professione, che appunto sono la solidarietà, l'altruismo, da mettere accanto alla componente tecnicistica e tecnologica di questa professione, che è alla base di una corretta tutela della salute del cittadino.
Presidente nazionale della CAO, anche oggi presente alla giornata del medico, il dottor Giuseppe Renzo. Un appuntamento importante, quest'anno è servito anche a ribadire il momento particolare che vive la professione. Assolutamente sì, un appuntamento che ormai è diventato veramente un punto di riferimento nazionale e mi esprimo la mia soddisfazione in questo senso. E per quanto riguarda l'impegno che noi anche a Catania e soprattutto a livello nazionale stiamo assumendo in virtù di quelle che sono le iniziative che ci accompagnano, che sono quelle là di andare a verificare i percorsi formativi, andare a verificare l'ottenimento del riconoscimento attraverso un esame di abilitazione qualificato, che non può essere esclusivamente una pedissequa ripetizione degli esami ultimi sostenuti dagli studenti, la pubblicità sanitaria che è diventata una deriva per cui i professionisti ritengono di poter mercificare la prestazione sanitaria e quindi renderla come attività di impresa o attività commerciale, così evidentemente non rispettando quelli che sono i canoni dell'etica e della deontologia, e la responsabilità professionale che speriamo finalmente mercoledì venga tradotta in un atto legislativo così come ci aspettiamo. Oggi a Catania, in occasione della giornata del medico e dell'odontoiatra, tradizionale appuntamento di fine anno, la presenza del presidente della fondazione EMPAM, il dottor Oliveti. Nel corso della nostra giornata c'è sempre questo passaggio di consegne, passaggio del testimone tra gli anziani che arrivano, anziani per modo di dire, insomma, che tagliano il traguardo dei 50 anni di attività, e i giovani invece che si sono appena laureati. L'EMPAM ha adesso una particolare attenzione proprio per i giovani. Esattamente, oggi è stato mirabile come espressione questo passaggio tra diversamente giovani e giovani, che poi sottende a quello che è il vero albero motore della fondazione che ho l'onore di rappresentare, perché esattamente nel collegamento professionale tra chi precede dal punto di vista lavorativo e i giovani poi si sostanzia tutta la nostra attività come fondazione in termini di previdenza, di assistenza e di welfare professionale. Premio Santa Apollonia di quest'anno al dottor Giampiero Malagnino. Come vive oggi la professione odontoiatrica? La professione odontoiatrica oggi vive un periodo difficile di transizione, dove c'è un tentativo da parte del capitale di entrare nella professione. È un po' quello che è successo nel mondo medico, però cambiato, nel senso che mentre nelle prestazioni, nei servizi sanitari, il capitale è entrato fornendo soprattutto strumentazione. Nelle cliniche private c'è la parte alberghiera, nei laboratori di analisi c'è tutta la struttura, da noi invece vogliono addirittura esercitare direttamente la professione. E questa è una cosa che negli Stati Uniti è andata avanti, ha raggiunto fino al 20% del mercato, se si può chiamare mercato. In Italia è arrivata adesso al 12-13%. Utilizzano strumenti che sono strumenti di pubblicità e di mercato, e questo rende difficile la situazione. Però credo che la professione, così come è fatta, sarà capace di reagire, e i cittadini, i pazienti sono in grado di capire quali sono i rapporti veri tra chi, tra l'odontoiatra, il medico e il paziente, cosa che non esiste in queste società. Proprio in occasione della giornata del medico, la CAO di Catania ha distribuito a tutti i propri iscritti il distintivo di riconoscimento, e questo ci dà lo spunto per parlare di un altro annoso problema della professione, che è quello dell'abusivismo. Abusivismo che ancora non si riesce a debellare in Italia nonostante il numero dei professionisti. Sta cambiando un po' pelle, perché sta diventando, si sono attrezzati attraverso SRL, SAS, società di questo tipo, dove l'abusivo si copre attraverso queste cose. E poi può succedere che i neolaureati, se non sono ben impostati dall'ordine, come invece succede qui a Catania, possono cascare in queste cose. Nel resto d'Italia i neolaureati qualche volta si prestano a questa cosa per avere il lavoro subito, ma nella realtà, lo dico con soddisfazione, qui a Catania non succede, perché c'è un rapporto manifestato stamattina con il giuramento, per cui i neolaureati entrano subito nella famiglia e si rendono subito conto di quali sono
i doveri, il giuramento e il rapporto corretto che ci deve essere col paziente.